Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Come promesso, continuo questa serie di video saltuaria dedicata ai miei consigli di viaggio per il Giappone. Ma in realtà questo non è un video di consigli, come avrete letto dal titolo, ma è per commentare la notizia che ormai è di dominio pubblico dell'aumento del Japan Rail Pass. Una notizia che andrà sicuramente a cambiare la scelta di chi vuole fare un viaggio in Giappone se prendere o no, se acquistare o no il Japan Rail Pass. Per chi non lo sa, il Japan Rail Pass è un pass che noi stranieri possiamo acquistare prima di partire, che poi ci arriva un voucher a casa che noi andiamo a convertire con il vero e proprio pass quando arriviamo in Giappone e recandoci in un ufficio della JR, la compagnia statale di ferroviaria, che ci permetteva di prendere tutti i treni o quasi della linea JR senza pagare nulla in più rispetto al pass. Incluso nel JR c'erano anche i Shinkansen, i famosi treni super veloci, l'alta velocità giapponese. Quasi tutti gli Shinkansen erano inclusi e questo significava per noi un notevole risparmio, perché se pensate che la tratta Tokyo-Kyoto costa all'incirca 100 euro, per cui di solito si fa andata e ritorno, sono 200 euro, e il Japan Rail Pass era a 230-220 euro, capite che c'era un notevole risparmio. Con andata e ritorno si erano già coperte le spese del Japan Rail Pass e sicuramente in un viaggio si prendevano più treni della semplice tratta Tokyo-Kyoto, Kyoto-Tokyo. Però le cose sono cambiate. Come ho già scritto su Facebook, dove ho pubblicato anche la tabella, anzi vi consiglio di seguirmi su Facebook e anche su Instagram, perché sto tornando attivo soprattutto su Facebook, che avevo un po' abbandonato perché come social non è il mio preferito. Però ho deciso di pubblicare queste notizie, foto e qualche resoconto dei miei viaggi in Giappone, qualche curiosità. Ne ho una in serbo per i prossimi giorni, molto interessante, molto curiosa, che forse non a tutti piacerà. Però al di là di questo, iscrivetevi, come sempre. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi anche a questo canale, perché vi trovate tantissimi video dedicati al Giappone e ne arriveranno ancora nelle prossime settimane. Al di là di questo, torniamo a parlare del pass. Nel post che ho pubblicato su Facebook ho scritto questo. Il pass da 7 giorni passa da 230 euro a 340 euro, un aumento di più di 100 euro, per cui passa dall'incirca 30.000 yen, erano 29,650, a 50.000 yen. Il pass da 14 giorni, quello più utilizzato e sponsorizzato da molti, anche se secondo me, se avete seguito i miei video passati, secondo me non era il pass migliore da scegliere, però al di là di questo, è quello che riceve un aumento molto sostanzioso, perché passa da 360 euro a 540 euro circa. Ho fatto un cambio più o meno con lo yen attuale, per cui passa dai 47.000 yen, 50.000 yen che costava, a 80.000 yen. Il pass da 21 giorni passa da 60.000 yen a 100.000 yen, per cui arriviamo oltre i 700 euro. Immaginate un aumento del 67-68%. Era nell'area che la JR avrebbe adeguato i prezzi del Japan Rail Pass dopo 3 anni e forse di più che è rimasto bloccato, ma dopo tutto il Giappone si era chiuso, non c'era necessità di aumentare il Japan Rail Pass per gli stranieri. Però bisogna dire la verità, un aumento così esponenziale nessuno se lo sarebbe immaginato, e questo sicuramente ha delle conseguenze, perché sicuramente andrà a impattare sui viaggi di gruppo, sui tour, perché tutti, anch'io, sarò costretta ad aumentare il prezzo del tour per adeguarlo a questo aumento. Già i tour sono stati aumentati per adeguarsi ai costi esorbitanti dei voli, ma anche per chi sta organizzando un viaggio o fai da te individuale, perché ovviamente adesso si pone il problema: vale la pena o no scegliere il Japan Rail Pass? E qui c'è un grande dilemma. Dal mio punto di vista dipende sempre da quello che devi fare. In questo caso bisogna mettersi proprio a tavolino con un foglio Excel, vedere bene che tratte si ha intenzione di fare, quanto vengono a costare e se
il Japan Rail Pass con questo aumento avvale ancora la pena di essere acquistato, anche perché per adesso i pass regionali non dovrebbero aumentare. Per cui, secondo me, una combo di biglietti tradizionali e pass regionali potrebbero essere la scelta migliore. La cosa che assolutamente non va fatta, già lo dicevo prima, ma adesso a maggior ragione, se i primi 4-5 giorni siete a Tokyo, non fate il Japan Rail Pass. Già prima non aveva senso perché difficilmente si superava il prezzo giornaliero del Japan Rail Pass, ma adesso con questo prezzo, con questo aumento, assolutamente è impossibile a Tokyo spendere in treni quello che costa il Japan Rail Pass al giorno. Per cui calcolate bene il giorno in cui lascerete Tokyo per andare verso altre mete e calcolatevi attraverso i vari siti che sono disponibili quale è la soluzione migliore. Certo, c'è un po' più di sbattimento, non è così più a immediato, però se non volete buttare via 100-200 euro, io vi consiglio prendetevi un po' di tempo e calcolatevi i costi. E poi andate sul sito della JR ed eventualmente valutate i pass regionali. Ce ne sono alcuni molto interessanti, io li ho utilizzati in passato e hanno dei meccanismi un po' diversi, perché alcuni possono essere utilizzati solo per un periodo, alcuni altri possono essere utilizzati un tot di volte in un determinato periodo, per cui in base al tipo di spostamento che andrete a fare, valutate se il Japan Rail Pass vale la pena di essere acquistato. Io sono dell'idea che cambierà molto, molto il modo di viaggiare in Giappone. La cosa che secondo me è estremamente negativa, ma non per noi che lo acquistiamo, ma per il stesso turismo giapponese, era che il Japan Rail Pass permetteva, come l'ho utilizzato io nei miei viaggi in solitaria, di raggiungere qualsiasi luogo del Giappone in cui c'è una stazione JR senza pensieri. Per cui tante volte io ho raggiunto luoghi poco turistici, ma non mi sono mai posto il problema perché avevo il pass. E adesso, con questo costo, molti rinunceranno a fare il pass e rinunceranno probabilmente a raggiungere quelle mete in prefetture probabilmente meno turistiche, perché sarebbero un costo in più. Pensando poi che le prefetture negli ultimi anni hanno fatto molti investimenti dal punto di vista turistico per attrarre turisti stranieri, in questo momento la JR li taglia completamente i collegamenti. Mi sembra una scelta molto ponderata, però mi sembra una scelta molto giapponese, perché il Giappone ha questa tendenza a fare delle scelte discutibili senza poi pensare bene alle conseguenze. Ne abbiamo molti esempi, ne abbiamo anche parlato. Per cui, dal mio punto di vista, per il turista straniero è un aumento importante. Per le prefetture è un problema, perché molti meno turisti le raggiungeranno. Spero solo che la JR mantenga i pass regionali al prezzo attuale, perché se anche quelli avranno un aumento così importante, l'idea è proprio di costringere i turisti a visitare Tokyo e Kyoto. Basta. Perché allo stato attuale un tour classico che fa Tokyo, Kyoto, Hiroshima, alcuni vanno anche in altre zone, in Hokkaido per esempio, adesso arrivare in Hokkaido lo puoi fare solo e esclusivamente scegliendo un pass che da Tokyo ti porta attraverso il tuo Tohoku e con lo Shinkansen fino ad Hakodate, a Shin-Hakodate, il nome della stazione dove sono andato anch'io. Però bisogna calcolarlo, perché quel tipo di pass non è che lo puoi utilizzare per 14 giorni, lo devi utilizzare per un tot specifico di giorni. In questo momento non mi ricordo, mi pareva fossero 5 spostamenti in una settimana, una cosa del genere, per cui bisogna valutare bene. Per cui che senso ha questo se non fare cassa? Probabilmente l'idea giapponese della JR è stata, siccome per 3 anni siamo rimasti chiusi e abbiamo avuto sicuramente meno introiti, andiamo a far cassa con i turisti che in questo momento stanno invadendo il Giappone. Ma non è che sia un controsenso, abbiamo gli aerei che sono alle stelle, abbiamo il Japan Rail Pass che aumenta, per
Questo significa che di conseguenza non tutti si potranno permettere in futuro di fare un viaggio in Giappone. O l'idea è quella che il Giappone diventi una meta, come negli anni 90, per chi ha veramente soldi. Ma poi, dietro a questo aumento ci sarà un miglioramento del servizio? Perché in questo momento i servizi offerti negli uffici della JR sono disastrosi. Sono sotto di personale, puoi perdere una o due ore in coda per attendere il tuo turno, la famosa possibilità di prenotare online i biglietti del Shinkansen lo puoi fare solo se hai fatto il Japan Rail Pass sul sito ufficiale e non sugli altri siti, per cui è veramente un caos. Io mi sono trovato con il gruppo per fare la prenotazione di 18 persone per prendere due Shinkansen, erano in due ad aiutare la persona che stava facendo i biglietti e nonostante questo ci stavano mettendo un casino di tempo che ho dovuto aiutarli anch'io suddividendo tutti i pass assieme ai biglietti, per cui ho bloccato la coda per minimo 45 minuti, per cui pensate, sono l'unico che fa gruppi, pensate a quanti gruppi ci sono in Giappone, quanti tour, se ogni volta che un capogruppo si reca in stazione per fare i biglietti del treno blocca l'ufficio per mezz'ora 45 minuti, è un disastro. Ma è un disastro anche il fatto che tutti o quasi tutti arrivano all'aeroporto di Narita e Haneda e vanno all'ufficio della JR per cambiare giustamente il Japan Rail Pass e rimangono bloccati lì, per cui come noi ci facciamo 14-15 ore di viaggio e poi te ne fai 2-3 in aeroporto per sbrigare anche questa cosa qui. Non ha nessun senso. Se ci deve essere un aumento, ci deve essere anche un aumento della qualità del servizio, che purtroppo, che se ne dica, in questa fase di ritorno del turismo in Giappone, il Giappone non è assolutamente all'altezza della sua nomea di paese preciso, perfetto, con i servizi che funzionano sempre. Mi dispiace dirlo, l'ha detto anche Martino in un suo video, purtroppo è così. In questo momento il sistema turistico giapponese è completamente in palla. Io a luglio tornerò e vi saprò dire se da marzo a luglio le cose saranno migliorate o se sono ancora rimaste nel caos. Questa è la notizia, questi sono i miei consigli. Ripeto, la soluzione migliore in questo momento, foglio Excel, scriversi le tratte e calcolare quanto verrebbero a costare i biglietti tradizionali. Se supera il Japan Rail Pass ha senso farlo, se no valutate un pass regionale. Vi lascio comunque in descrizione il link del sito per calcolare i costi dei biglietti, perché Iperdia, il sito che utilizzavamo tutti, non funziona più, non è più aggiornato, ma ce n'è un altro decisamente più funzionale anche di Iperdia, ben fatto stranamente per il Giappone. Ve lo lascio qui, per cui potete calcolarvi il vostro percorso e se vale la pena. Fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!